Com'è nata la tua passione? Ma un'estate, mio fratello già andava in canoa, vedo che si divertiva molto, e un'estate a Lecco, alla canottiera di Lecco, una società polisportiva, ho provato a dare i primi colpi di pagare. E devo dire che è stato subito un amore a prima vista, perché proprio sai, quel senso di libertà, cioè vivere il lago in modo diverso, insomma andare con gli amici, magari alla spiaggia piscina a fare un bagno. Non pensavo certo a legare né regionali né nazionali, tantomeno alle Olimpiadi. Il sogno era quello di stare con i miei compagni, con i miei amici e divertirsi. Manca un mese più o meno all'inizio delle Olimpiadi. Tu ti ricordi quali erano le emozioni che vivevi in quel fatidico mese prima delle gare? Guarda, è una cosa che non puoi scordare. Già quando ti arriva tutto l'abbigliamento della nazionale è già un'emozione fortissima, perché poi è sempre bello e l'Italia è sempre la più elegante, diciamolo. E quindi incomincia a pensare a quello che sarà poi i giochi olimpici, le gare che farai. È spettacolare, sono delle emozioni che ancora ricordo e poi insomma vorresti iniziare il giorno dopo, eppure quando arrivi magari nella città olimpica avresti voluto avere ancora qualche giorno in più per allenarti, per essere lì. Il momento che ricordi con più affetto dell'esperienza olimpica? Io ho fatto 5 giochi olimpici e sono state 5 edizioni bellissime. A Barcellona 92 era la mia prima Olimpiadi, poi con mia moglie, cioè c'è anche mia moglie che ha gareggiato nel K4-500, quindi condividere con lei l'emozione della prima Olimpiadi è stato qualcosa di eccezionale, anche perché poi ho vinto anche un bronzo, quindi era per me veramente essere arrivato in cima al mondo. Poi nel 96 ho vinto 2 ori olimpici, quindi il massimo, cioè più di così non si poteva vincere, quindi era stata, diciamo, l'Olimpiade perfetta. A Sydney con Bonomi mi sono riconfermato, quindi un altro oro, quindi insomma già sapevo le emozioni che avrei vissuto, quindi anche i momenti prima delle gare, prima di tagliare il traguardo, insomma mi sono gustati ancora maggiormente rispetto ad Atlanta. Nel 2004 ad Atene tutti ci davano insomma per vecchietti, e sempre con Bonomi abbiamo vinto un argento, più con la testa che con il fisico, quindi ha un particolare valore quell'argento, perché l'abbiamo vinto proprio sul filo del traguardo e a 50 metri dall'arrivo eravamo ancora settimi, quindi veramente l'abbiamo vinto con la testa. E Pechino è forse il ricordo più forte, più emozionante, perché ho portato la bandiera, ero l'alfiere, e quindi per me è stato il riconoscimento più grande per la mia carriera sportiva che mi ha dato il CONI. E, insomma, è stato veramente, ho i brividi se ci penso. Cosa significa essere l'alfiere dell'Italia alle Olimpiadi? Ma sei il portavoce degli atleti innanzitutto, e quindi in un'Olimpiade particolarmente, diciamo, così problematica come poteva essere quella di Pechino, dove c'erano, purtroppo ci sono tuttora problemi legati alla pena di morte, ai diritti civili, all'ambiente, quindi essere scelto dal CONI come portavoce per i media, per il mondo giornalistico, è stato per me anche un senso di forte responsabilità. E poi rappresenti l'Italia, una delle eccellenze nello sport, nel mondo, l'Italia, sei veramente fiero, fiero e orgoglioso. L'ultima domanda, l'uomo Antonio, tutte queste medaglie, questi riconoscimenti, che cosa hanno lasciato? Ma hanno lasciato tantissimi ricordi, belli, di tantissime amicizie, persone che hanno con me fatto questo lungo viaggio, amicizie sia a livello italiano che internazionale, hanno lasciato anche i valori, che è uno spirito vinto, villaggio, insomma tantissime gare che abbiamo fatto mi hanno dato i valori del rispetto, delle regole, del risultato, di sapere lavorare e fare determinate scelte, che non sono sacrifici ma scelte, ma per arrivare a degli obiettivi. E
insomma, mi hanno lasciato tantissimo e penso e spero, mi piacerebbe moltissimo che i miei figli facessero sport, al di là del risultato che poi magari potranno ottenere, perché proprio lo sport ti insegna valori che poi rimangono per sempre.